certo, parlare dopo Zeffirino Morini per me è difficile, perché lui io non sono abituata a fare dei discorsi. Infatti oggi, mentre stavo in ufficio, era un po' il mio problema, dico, stasera dovrò parlare, che cosa dirò, no? A parte gli auguri di Natale, che penso che già è... Il Babbo Natale. Sì, Babbo Natale non mi ha aiutato. E poi a un certo punto mi è venuta, diciamo così, un'idea, pensando un po' a tutti i ragazzi e tutti gli atleti, allo staff tecnico, ai dirigenti. In fondo anche la vita è un po' come il tappeto della pallavolo, no? La pallavolo è un gioco di squadra, ci sono delle linee che delimitano le vostre schiacciate, i punti, c'è una rete dove è un po' l'ostacolo principale, e pensando chi fa questo sport lo aiuta senz'altro anche per la vita, perché anche nella vita di ogni giorno, penso anche per noi che siamo operatori, dirigenti della società, ma chi lavora, chi è genitore, chi è papà, chi è nonno, anche la vita è un tappeto dove bisogna operare e camminare entro determinate righe, che sono il rispetto, sono l'educazione, sono la passione. E in fondo se una squadra è vincente è perché riesce a sommare tutta una serie di questi elementi di agonismo, di passione e di regole, perché le regole bisogna rispettarle, e una squadra è vincente quando tutti nel tappeto operano in sintonia. Quindi non solo voi quando fate dei bei risultati ci fate tutti contenti, i tifosi, ma io penso che questo sport, lo sport e noi che ci piace la pallavolo, è un insegnamento per la vita. Quindi, perché la vita purtroppo ci insegna che ci saranno anche tanti problemi, ci sarà sempre questa rete davanti che è qualcuno che ci vuole murare, ci respinge, però noi dobbiamo essere più forti della rete, più forti del muro, e cercare di risolvere nelle regole, anche se a volte le regole non ci piacciono e non le vorremmo rispettare, per essere le ragazze delle future, diciamo, mamme, donne nella vita, gli uomini dei veri uomini, perché la nostra società ha bisogno in futuro anche di queste cose. Quindi io penso che per noi dirigenti la soddisfazione più grande è sapere che in fondo dietro tutto questo movimento ci siano questi valori che poi riporteremo ognuno di noi nella vita di ogni giorno. Abbiamo scelto di fare questa serata così in semplicità, questa è stata una mia idea, non so se a qualcuno piacerà o no, perché in fondo è un Natale. Il Natale è una festa intima, semplice, bella, ma fatta di serenità, di semplicità. Quindi adesso io auguro a tutti voi, alle vostre famiglie, di passare un sereno Natale. Ci ritroveremo dopo le feste sui campi, sui palazzetti, sempre con maggior vigore. Poi Babbo Natale ci consegnerà, tutti abbiamo fatto un piccolo omaggio a tutti gli atleti, allo staff tecnico, e adesso con l'augurio di un 2014 pieno di successi incominciamo ad attaccare i competenti, ad attaccare i competenti e a